Il caso delle seggiovie del Laceno, chiuse ormai da più di 2 anni, continua ad animare il dibattito in Irpinia. Il turismo in quella parte di territorio rischia di morire e le preoccupazioni dei cittadini e degli imprenditori sono tante. Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci dello sblocco dei fondi in regione per il nuovo impianto, ma tra battute del governatore e certezze che non arrivano, la situazione resta dubbia. Ad intervenire in merito è l'assessore alla promozione turistica della regione Campania, Corrado Matera, che ha spiegato: stiamo lavorando ed attenzioniamo la situazione. Questo è un argomento che si sta trattando con grande attenzione. Io sono convinto che l'area interna dell'Irpinia sarà davvero una grande occasione di crescita. È chiaro che bisogna però trovare il momento e il modo giusto per rilanciare i territori e nello stesso tempo anche diversificare, come utilizzando anche delle strutture che possono essere utili ad un rilancio. Perfetto, però assessore, si parla di rilancio turistico del territorio, lì sul Laceno già c'era il turismo, siete consapevoli a Napoli che è in agonia, sta per morire quel turismo? Però guardi, lei sa bene tutto quello che è successo. Per cui non penso che la Regione abbia trascurato questo aspetto. Perciò le dicevo, molto spesso ci sono difficoltà che non si conoscono e che si superano o che si provano a superare. E interesse della Regione Campania è far sì che tutti i territori possano attrarre flussi turistici. Scommettiamo molto nell'Irpinio, l'abbiamo già fatto sostenendo l'area interna che è capofila nella strategia, e sono convinto che i risultati arriveranno.